l'uomo, la falce della luna nel grembo di Odino, due stelle, una è spenta, l'altra brilla ancora. Io vedo con gli occhi della mente il volere degli dèi. Chiesto di leggere nel tuo destino e io ti risponderò. Ascolta, prima che la neve ricopra le gelide pietre della valle, prima che la lunga notte nasconda le acque ormai ghiacce del mare, tuo marito Harald sarà qui, riscalderà te e tuo figlio col suo amore. È vivo! Attenta, anche Agenloy. Guardati da lui. Devi andartene, Karen. Grave pericolo ti minaccia. Vedo una nuvola nera addensarsi sopra il tuo capo. Fuggi, fuggite entrambi e non lasciate traccia sulla terra del vostro passaggio. Ascoltami, Karen. Fa che il mare cancelli le vostre orme. Fuggi lungo la costa e poi risali il torrente. Va! Vattene! Oggi è un gran giorno. È un giorno che ricorderete per tutta la vita. La nostra condanna a vagare senza sosta come trascinati dal carro fatato del sole è durata abbastanza. Da troppi anni ormai un tetto non copre le nostre notti. Da ora in avanti non saremo più costretti a errare per la terra come giovani lupi.
Finora noi ci siamo divertiti, uccidendo, razziando, prendendo le donne dei vinti. Ma ora basta! Riconquisteremo il villaggio dal quale siamo stati banditi e spazzeremo via tutti coloro che cercheranno di opporsi al nostro diritto, che è soltanto quello della forza e della violenza. Li appenderemo ad essiccare come merluzzi al vento del nord e saremo incontrastati padroni del paese. Evviva Hagen! Hagen, hai dimenticato la maledizione del re? Il re è morto da tempo. E certo non saranno le sue stolte profezie a trattenermi ancora. Anche suo figlio Harald è morto e giace divorato dai pesci in fondo al mare. Ma la moglie e il figlio sono vivi. Lo so. Finora ci sono sfuggiti come sabbia tra le dita. Ma ora dobbiamo ritrovarli. E so chi ci dirà dove sono. Troviamoli e uccidiamoli. Sì, Hagen deve essere il nostro re. Bene. Voi precedetemi al villaggio, fermandovi al riparo della foresta. Voi altri, venite con me. Che è stata qui. Avanti, parla. Rispondi. Rispondi, vecchia strega, o ti farò parlare io. Dov'è, ho detto? Può parlare il mare, Hagen? Sai come farlo parlare? Domandalo a lui. Interroga le onde. Interroga il vento. Lungo il mare è fuggita e l'acqua ne ha cancellato le impronte. Ora la sabbia è ritornata liscia perché tu non la possa mai ritrovare. Non cercarla, Hagen. Ascolta la voce dei morti che io custodisco in queste grotte. Essi parlano attraverso la mia bocca. Non cercarla, Hagen. Vattene! E attento, gli dèi non hanno dimenticato. La terra è ancora rossa per il sangue innocente versato per causa tua. E questo sangue grida vendetta. E la vendetta ormai non è lontana. Hai le ore contate. Fermati! Fermati! Non è ancora tempo. Verrà, lo so, quel giorno. Ma nel libro della vita è scritto che tu debba commettere altri delitti. E non saranno inutili. Per causa loro, la pace ritornerà su questa terra. Ti illudi forse che io creda ai tuoi vaneggiamenti, strega? Per bocca mia parlano gli dèi. Quando gli eventi saranno maturi e quando gli dèi vorranno, il fato si compirà così come è stato deciso. E allora tu mi ucciderai. Ma ricordati, Hagen, anche questo è scritto. Tu morirai subito dopo. E l'uomo che ti ucciderà è già in cammino. Non ci faremo certo impressionare dalle stolte profezie di questa donna. Ci vuole altro. Arkan, Yot, avanti, battete la campagna, cercate in ogni casolare. Voglio Karen e suo figlio, ma vivi, eh? Ricordatevelo bene, li voglio vivi. È già in cammino. È già in cammino, è già in cammino.
Giraffa. Che cosa vuoi? Cibo, ospitalità. Lavorerò per te. Non ho bisogno di niente. Vai al villaggio. È là, oltre le colline. Troverai da mangiare e da dormire. Ma io... Vattene via. Non devi aver paura di me. Non ho paura, ma vattene di qui. È tanto imputridito questo paese. Da rifiutare l'ospitalità a un viandante stanco e affamato. Ovunque non c'è che odio e diffidenza. L'odio è una pianta che dà molti frutti. C'è un torrente qui dietro. Potrai dissetarti e pescare. Il latte, mamma. Quell'uomo però non mi sembrava un bandito. Forse non lo è. Ma qui, vedi, noi siamo soli e non possiamo fidarci di nessuno. Mamma, per quanto tempo ancora dovremo rimanere qui, nascosti, lontani da tutti? Devi avere pazienza. Se almeno potessi fare qualcosa io. Non sono più un bambino. È vero. Chi è quell'Hagen di cui parlava la strega? È un uomo malvagio che ha fatto molto male a noi e alla nostra gente. Sai, mamma, sono preoccupato. Non devi esserlo, Moki. Se almeno papà ritornasse. Quando torna papà? Se io fossi un uomo. Sì, tu sei un uomo. Il mio uomo. Papà tornerà. Ne sono certa. Sappiamo che sei qui. Apri o sfondiamo la porta. Non puoi sfuggirci. Andate via, vigliacchi. Buono, sta fermo tu o ti torcerò il collo. Devi venire con noi, forza. Andatevene, vi ho detto. Dobbiamo portarti a lui! All'ordine! Vuole sposarti! Diventerai regina! Sono già sposata! Ma tuo marito è morto! Scomparso in mare! Su, vieni! Fuori di qui! Non dovreste alzare le mani su di me! Eravate miei servi! Sapete cosa dice la legge per i servi che si ribellano? Sono passati tanti anni, Karen! E non siamo più tuoi servi! Su, avanti! Vieni con noi! Lasciate stare mia madre! Ah, maledetto! No! Fermi! No! Mamma!
Bello questo vestito. Ne avevo proprio bisogno. L'estate sta per finire. C'è stato un po' di sconquasso. Non preoccuparti, aggiusterò tutto io. Sarà questione di qualche giorno. Te l'avevo detto, mamma, che non ero un bandito. Vedi, si deve incoccare la freccia appoggiandola sul pugno chiuso. Così, visto? Mm-hmm. Prima di tendere l'arco, porta il piede in avanti e bilanciati con tutto il corpo. Prova. No, 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 non così. L'arco deve essere tenuto dritto. Su, avanti, fa forza con le braccia e con le spalle. Bravo. Va. Hai visto? Ho colpito quasi il centro del tronco. Adesso gli insegni a tirare i coltelli. Falli a prendere. È un uomo. Presto sarà un guerriero. Qualcuno deve insegnargli l'uso delle armi. Fin dal primo istante ho avuto la sensazione di conoscerti già. Davvero? Il tuo volto mi ricorda qualcosa, qualcuno. E chi? Non so. Ecco i coltelli, fammi vedere. Vieni. Ecco, sta bene attento. Si prende per la lama. Con forza, ma senza irrigidire il polso. Come per il tiro con l'arco, tutto il corpo deve essere bilanciato. Magnifico. Fa provare anche a me. Aspetta, ti faccio vedere ancora. È la rapidità che conta. Bisogna portarne molti e essere pronti a lanciarli uno dietro l'altro. Siete impazziti? Smettetela e venite in casa. Piuttosto tagliatemi il lardo di cinghiale. Abbassare il mio coltello a lavori di cucina? Vai, donna. Ben detto, alle donne la cucina, agli uomini la guerra. Ecco il pranzo, si mangia. Puoi prendere i pesci con un coltello, ma non ci riuscirai mai. È assurdo. Ecco, ti è scappato. Lo sapevo. Aspetta a ridere. Guarda.
Fa freddo. L'inverno si sta avvicinando ormai. Guarda il giovanotto. Da quando sei qui la sera è stanco morto. No, non è vero, non sono stanco. Su, avanti, Moki. Adesso alla cuccia. Non voglio andare a dormire. Su, obbedisci, è tardi. Così. Ora dormi, da bravo. La notte passa presto, vedrai, è breve. E appena sarà giorno, metteremo una trappola. Prenderemo una volpe? Chi lo sa. Può darsi. Comincio a invecchiare. Senti, sarò curioso, ma tu non sei una contadina. Perché vivi qui nascosta dal resto del mondo? Perché? Per mio figlio. Che significa? Dimmi. È una lunga storia. Raccontamela. Sei uno straniero e non sai. Io sono la sposa di Harald, il capo dei Marvar. Un uomo leale e coraggioso, amato da tutti. E che ne è di lui? 3 anni fa, partì. Il paese era stato colpito da una grave carestia. E insieme ad altri guerrieri andò in cerca di grano. Ma la sua nave non è più tornata. Di lui hai saputo qualcosa? No, più nulla. So che ha fatto naufragio. Dove? Lungo le coste della Britannia. Lo videro infrangersi sulle rocce. Ma perché nasconderti? Perché non sei rimasta fra i tuoi? Per sfuggire a un uomo che vorrebbe sposarmi e impadronirsi così della gente della mia tribù. Un uomo? Quello che voleva farti rapire? Sì. È stato sempre la causa delle nostre disgrazie. Tutto iniziò il giorno delle mie nozze. Harald, il mio sposo, era figlio del capo di tutto il nord e la nostra unione avrebbe reso la tribù più forte e invincibile. Tutti erano felici, una felicità che doveva durare ben poco. Figli miei, possa la vostra unione rafforzare i sacri vincoli di sangue tra la nostra tribù e... Ah.
Harald, ho portato anch'io il mio regalo di nozze. Che cosa vuol dire questo scempio, Hagen? Vuol dire la fine del pedaggio alla tribù di Hathor. Siamo piombati sul paese in piena notte e abbiamo fatto un massacro. È toccato anche alla moglie e al figlio di Hathor. Lui purtroppo si è salvato perché era in mare con i suoi guerrieri. Ma che cosa vi prende dunque? Così che si ringrazia chi ha ucciso dei nemici? Non nemici, Hagen, alleati. Io avevo stretto con Hathor un patto di alleanza e mio padre lo aveva accettato. E chi me lo aveva detto? Faccio il guerriero io e non so nulla di patti e di alleanze. Vattene, Hagen. E non tornare mai più. Non l'amore per la tua terra, ma la tua ferocia e la tua sete di sangue ti hanno spinto a tanto crudele scempio. Io ti maledico, Hagen. Vogliano gli dèi che la vendetta di Hathor non si abbatta su di noi. Vattene! Sì, me ne vado. Lascio volentieri questo popolo di conigli. Fermo, Harald! Vattene, Hagen! Vattene! Via, andiamocene! Su, care, non piangere. Ma la vendetta di Hathor si abbatté su di noi quella notte stessa. Con i suoi guerrieri invase il paese, devastando, distruggendo, incendiando. E il giorno delle mie nozze non fu giorno di pace. Fu tutto un susseguirsi di ore d'incubo. Poi fu la volta anche del nostro villaggio. Hathor. Il giusto odio di Hathor era ormai scatenato. La sua vendetta falciava vittime innocenti, bambini, vecchi, donne. Anche il re fu ucciso. Questo avevo fatto. Accecato dal dolore, spinto dall'odio e dal desiderio di vendetta, avevo infierito contro degli innocenti e mi ero macchiato del più vile dei delitti. Avevo fama tra la mia gente di principe buono e giusto. E in una sola notte, oltre alla moglie e al figlio, avevo perso il rispetto degli alleati. Perché?
perché non avevo saputo discernere con lealtà e giudicare secondo giustizia. Tutto un passato terribile che avevo cercato di dimenticare, che credevo dimenticato, si erge di nuovo di fronte a me, reale e vicinissimo. Rivedo quella notte in ogni dettaglio. Tutto ricordo. Perfettamente. Questo traditore non è ancora morto. Devo finirlo? No, lascialo. Non è lui il traditore. È stato Hagen. Ora lo so. Dovessi anche errare per tutta la vita, lo ritroverò per spaccargli il cuore. A cavallo, via tutti. Lascia che mi uccidano. No. Hai già pagato. Fai male a lasciarmi vivo, Ator. Ti ritroverò. E quel giorno maledirai di essere nato. Può darsi. Odino deciderà secondo giustizia. Ma giustizia non è mai stata fatta. Per anni ho cercato Hagen. Lungo le piste gelate, nei fiordi, ma sempre invano. È passato tanto tempo, tanto che ho quasi dimenticato i volti, come mi è successo con questa donna che non avevo riconosciuto. È qui sola, sperduta, e la sua rovina mi sembra quasi una conseguenza del male lontano che io le ho fatto. Forse posso riparare in parte. Posso proteggerla. Difendere suo figlio. Suo figlio. Forse anche mio figlio. Chissà. È leale, coraggioso, pronto a battersi. Sarà un buon guerriero. Il caso mi ha portato in questa capanna. E forse vi ho trovato un nuovo destino. Voglio restare accanto a questa donna così nobile e forte. L'aiuterò a difendere i diritti suoi e di Moki. E forse un giorno, se fosse veramente restata sola, è già ora? No. Dormi. Quasi arrivati. Piazzeremo la trappola vicino al fiume. Qualcosa prenderemo di sicuro. Vedrai. Avanti, posa. Siediti che adesso ti spiego come funziona. Ecco, questa è una trappola che usano i danesi. Ma dimmi, tu come fai a sapere tutte queste cose? Ho viaggiato. Ho vagato. Perché? Per fuggire lontano dai ricordi e dal dolore. Ma adesso sono tornato e non andrò più via, se catturo una preda che cerco da tanto tempo. Dunque, guarda. Si incastra così. In modo che resti in bilico. Dammi il pane. Ma gli animali mangiano il pane? Anche loro, quando hanno fame, si accontentano di qualsiasi cosa. L'esca la mettiamo qui. La trappola resta aperta. L'animale si avvicina. Entra dentro, addenta il pane e... E così rimane prigioniero. Ma allora gli animali sono stupidi. Come mai non si accorgono dell'inganno? A volte capita anche agli uomini. Mm.
Dov'è Moki? Giù al fiume. Karen, ti devo parlare. Di che cosa? Io devo spiegarti molte cose. Avanti, ti ascolto. Vedi, è difficile, molto difficile. Non lasciatemi! Moki! Vieni qui! No, ti ringrazio. Basta, mamma, che vuoi che mi faccia un po' d'acqua? Tu mi credi sempre un bambino. Ti dobbiamo molto io e Moki. Ci hai salvato due volte, ma adesso basta. Moki, fa bere il cavallo. Perché hai detto così? Che significa? Cos'è? Vuoi che me ne vada? Non siamo più sicuri qui. Hagen è al villaggio. Hagen? Sì, è tornato. E scorrerà altro sangue. Perché non me l'hai detto prima? A che sarebbe servito? Non puoi nulla contro di lui. Resta, non aver paura. Non ne ho per me. E per chi? Per Moki e per te. Per me. Il male che vogliono farmi si riverserebbe anche sopra di te e tu non devi essere coinvolto. Ma io lo sono già, più di quanto tu creda, oltre che per l'affetto che provo per te. Ti ringrazio, ma io amo mio marito. Lo sai. E per quanto lo aspetterai? Per sempre, Hathor. Anche se fossi assolutamente sicura della sua morte, non sarò mai di un altro uomo. È assurdo. E poi c'è mio figlio. Un giorno dovrà essere il capo della tribù dei Marvar. Io sola posso fargli riconoscere questo diritto. Lo capisci? Karen, ascoltami. Ti prego, lasciami andare. Ho un dovere da compiere. Non posso tradirlo. Compirai il tuo dovere fino in fondo. E io ti aiuterò nella tua impresa. Incontrando te avevo quasi deciso di dimenticare la vendetta, ma è scritto che i giuramenti non debbano essere dimenticati. E poi sarà quello che gli dei vorranno. Rimani ancora qualche giorno, ti prego. Abbi fiducia in me. È meglio che me ne vada. No, rimani. Ma se venisse Hagen con i suoi uomini? Non verrà. Te lo prometto. Dove vuoi andare? Ora prendo io l'iniziativa. E sarà caccia grossa, vedrai. Vai a caccia, vengo anch'io con te. No, resta qui. Accanto a tua madre. E fa buona guardia. Quando ritornerà? Dimmi.
Quell'uomo era un diavolo. Ma voi eravate in tre, mi sembra, no? Di la verità, siete arrivati già ubriachi. Senti, quando Hagen lo ha saputo, lo sai che cosa ha detto? Niente. E questo, se fossi in te, mi farebbe paura. Erano in tre. E se le son fatte dare di santa ragione. Schifoso vigliacco. In tre contro un bambino non siete riusciti a nulla. E anche gli altri due che mandai alla capanna, spariti! Ma l'uomo che ha aiutato il ragazzo era una belva. I miei ordini devono essere eseguiti, ricordatevelo tutti. O non si torna vivi a raccontarmi delle scuse. Portate via quella carogna. I saggi vogliono discutere il tuo progetto di matrimonio. Sarebbe bene che tu li vedessi. Ti aspettano. Non mi siederei lì se fossi in te. È il tavolo di Hagen. È l'unico dal quale si possa vedere la porta e avere le spalle coperte. Qui. Da bere. Chi sei? Dove hai preso questo vestito? Sei muto e sordo? Non hai sentito forse quello che ha detto l'oste? Volevi bere, eh? Ecco, bevi. E adesso che ho bevuto, apri bene le orecchie.
Non mi piace bere da solo. Dì ad Hagen che stasera verrò a bere con lui. Ma tu sei Moki, il figlio di Harald. Rispondi. Hai dei brutti modi, amico. Hai visto che succede a non dare retta ai miei consigli? Eh? Impara. E così, quando sarò riuscito a sposare Karen, sarò il capo anche secondo la legge di Odino. Lo capisci, Ulna? E io? No, 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 tu sei bella ma sei più stupida di una foca. Tu ragioni col corpo. Tieni, mangia. Fa funzionare anche il cervello. Buono. Sposerò Karen, ma lei dopo qualche mese si ammalerà di un male misterioso. E il figlio per il dolore la seguirà nella tomba. Allora io mi cercherò un'altra moglie. E sai chi sarà? Tu. Tu sarai la regina e io il re. Gaia filo si mangia quando il re fa l'amore. Silenzio, cosa avete da ridere? Questo tavolo per adesso è il mio trono. A proposito, quell'uomo che si era seduto qui oggi, che tipo era? Un tipo strano. Eh? Sembrava spaventato, ma io giurerei che fingeva. Una cosa mi ha colpito mentre quel maledetto mi stringeva la gola. Aveva un tatuaggio sul braccio, sembrava un uomo che reggesse il disco del sole. Il disco del sole, hai detto? Sì, perché? Un uomo solo può portare quel segno. E chi è? È un uomo con il quale bisogna prendere tutte le precauzioni. Segnale. Andiamo. Ma
attento. Quando è sotto l'albero. Giocati. Bere. Salute.
12 anni ho aspettato. C'è un conto aperto fra noi ed è arrivato il momento di chiuderlo. Hai paura. Hai tanta paura che ti sei messo una corazza sul petto. Ma io riuscirò lo stesso a ucciderti. Prova. Vigliacco. Non saranno certo i tuoi trucchi a salvarti. Potrei infilarti questo negli occhi o nel ventre, ma non lo farò, Hagen. Il cuore voglio spaccarti per farne uscire tutto il veleno che c'è dentro. Difenditi! Thank you.
Chi cedi? Vieni fuori. Fuggi, straniero. Fra poco tornerà con i suoi uomini. Ho fame. E poi voglio dormire. So, muoviti. Gli uomini hanno quasi finito di portare a terra il carico. Non li ho mai visti lavorare con tanta lena. È naturale, Olsen. Sono come i cavalli, sentono la vicinanza della stalla. 3 anni in mare sono lunghi con quello che abbiamo passato. Sai che io stesso, appena toccato terra, ho dovuto fare uno sforzo per correre subito a casa. Non vedo l'ora di rivederli. Karen, il mio Moki sarà un uomo ormai. Tra poche ore saremo a casa. Già. Deve essere lui. Saresti dovuta venire da me, Karen, quando ti ho mandato i miei uomini. Saresti già mia moglie adesso. Ma non è ancora detta l'ultima parola. Oggi però non è te che voglio. No! Moki! No! No, mamma! No! Se non mi vuoi vivo, dovrai fare a modo mio. Lasciami! Così Hagen voleva prendere il mio posto. Voleva farsi eleggere capo, costringendo mia moglie a sposarlo. E quell'uomo? Quell'uomo che si è battuto con lui, chi è? Non lo conosco, è uno straniero. È lì che dorme. Alza, Theodor. Comincerò col chiudere i conti con te. Difenditi. Harald. Harald. Ascolta, voglio parlarti. Niente parole, Hathor. Avrei potuto ucciderti nel sonno. Ma tu mi hai risparmiato una volta. Quindi adesso siamo pari. Lascia che ti spieghi, Harald. Potrei tirarlo e ucciderti.
ma non voglio ucciderti. Non posso ucciderti. Anche se ho avuto torto. Lascia che ti spieghi. Niente spiegazioni. Io non ero responsabile delle azioni di Hagen. Tu delle tue sì. Dammi la spada. Difenditi. Avanti e uccidimi. Uccidimi! Hagen lo ha portato nelle grotte sacre, bisogna fare qualcosa. Presto! No! No. Vado io. No! Fermato! Venite presto! Lo ucciderò. Harald, non uccidere quell'uomo, ha salvato le nostre vite, ci ha aiutato. Che possiamo fare? Nulla. Harald, io sapevo che saresti tornato. Hagen, io volevo... Volevo impedirgli di entrare nelle grotte sacre. Un grave pericolo è sopra di voi.
Moki! Moki! Salvate Moki! Lo salveremo. Andiamo. Vedrai che quando tua madre riceverà un tuo orecchio, tanto per cominciare, cambierà idea. Oppure invece di un orecchio vuoi che le mandiamo una mano, eh? Vieni, mangia. E adesso lasciami dormire, ne ho bisogno. Non fare un passo avanti, Harold, o ucciderò tuo figlio. Su, getta la spada. Vattene! Vigliacco! Vattene senza voltarti. E al tramonto fammi trovare una nave con a bordo i miei uomini e un carico d'oro pari al peso di Moki. Queste sono le mie condizioni se rivuoi tuo figlio vivo. Neanche stavolta mi avrai. Hagen! Hagen! È inutile che ti ripari dietro un bambino. Posso raggiungerti il cuore anche attraverso la schiena. Provaci adesso, Hathor! La roccia è più forte del tuo pugnale. Vieni! Sta fermo! Lasciami! Lasciami! Thank you.
Sei stato coraggioso.